I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Oh, buongiorno, che bello essere il primo appuntamento con voi al mattino alle 9:50. Poi però al pomeriggio e questa sera passerò il testimone a Clara. Questa sera serata importante di estrazione, quindi in bocca al lupo, ma attenzione, se siete a casa seguiteci anche sin d'ora perché arrivano come sempre le ultime dritte preparate in esclusiva per voi dai nostri esperti Lio e Marco. Ieri insieme, l'avevo detto, anche questa mattina sempre con Lio, quindi vi do subito il buongiorno. Ciao, ben ritrovato. Buongiorno Sheila, buongiorno a te in studio, buongiorno a Marco, buongiorno a tutti voi che ancora una volta state seguendo, avete scelto di seguire Casalotto, diretta veloce perché sapete dura 40 minuti, quindi dobbiamo assolutamente correre per quanto riguarda le nuove informazioni, per quanto riguarda il vedere le vincite di martedì sera, ma attenzione perché proprio in questi 40 minuti voi avrete delle possibilità veramente importanti, perciò continuate a seguire la diretta perché sarà importante arrivare preparati anche al concorso di quest'oggi. Allora, visto che c'è già la possibilità di andare in redazione, visto che molte persone riescono semplicemente a seguire anche i primi 10 minuti o i primi 15 minuti, abbiamo questa informazione utile, molto importante, informazione precisa solo su una ruota, e io vado in redazione per passarvi appunto questi tre numeri secchi ruota unica, e di là in redazione capirete il perché. Questa è l'informazione che dovete avere proprio per quest'oggi. Andiamo di là in redazione, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che partiamo veramente alla grande in questo giovedì mattina. Oggi siamo in piena giornata d'estrazione e allora tutti potete avere queste informazioni, tutti all'89 22 88. Sapete bene che questo è un portale importante, costa quanto un caffè, poco più di un euro da rete fissa e dai cellulari, e un po' il premio fedeltà per tutti coloro che seguono Casalotto oramai da tanto tempo. E allora attenzione perché questa informazione è l'informazione legata al 590, dove io e Marco proprio prima della puntata di ieri sera abbiamo valutato tramite l'ultimo aggiornamento questo unico abbinamento del 590. Attenzione perché il 590 anche come ambo secco deve arrivare a questa ruota, e allora diventa estremamente importante l'abbinamento del 590, perché sapete bene che con un abbinamento si può sviluppare un terno secco. Poi, essendo a ruota unica, è chiaro che si può anche recuperare a tutte le ruote, ma è importante l'informazione tecnica e statistica di questa ruota unica per il 590. E allora signori, fate la vostra, perché è solo questa informazione, 590 con il suo abbinamento, e
il portale costa quanto un caffè? Poco più di un euro da rete fissa dai cellulari, e questo è un po' l'ultimo minuto per l'estrazione di quest'oggi, visto che siamo in piena giornata d'estrazione. Mi raccomando, io e Marco ci baseremo appunto sulla traccia del 590, perché siamo estremamente convinti che il 5 o il 90, o meglio ancora 590, con questo abbinamento possa dare tanto. E allora io vi attendo all'89 22 88, tasto 3. You put your left leg in, your left leg out, in, out, in, out, shake it all about. You do the okie cokie and you turn around. That's what it's all about. Knees bend, arms stretch, rah, rah, rah. You put your right leg in, your right leg out. In, out, shake it all about. You do the okie-cokie and you turn around. That's what it's all about. Oh, do the okie-cokie. Oh, do the okie-cokie. Oh, do the okie-cokie. Knees bend, arms stretch, rah, rah, rah. You put your left arm in, your left arm out. In, out, shake it all about. You do the okie-cokie and you turn around. That's what it's all about. Oh, do the okie-cokie. Oh, do the okie-cokie. Oh, do the okie-cokie. Knees bend, arms stretch, rah, rah, rah. You put your right arm in, your right arm out. In, out, shake it all about. You do the okie-cokie and you turn around. That's what it's all about. Oh, do the okie-cokie. Oh, do the okie-cokie. Knees bend, arms stretch, rah, rah, rah. You put your right knee in, your right knee out. In, out, shake it all about. You do the okie-cokie and you turn around. That's what it's all about. Oh, do the okie-cokie. Knees bend, arms stretch, rah, rah, rah. You put your whole self in, your whole self out. In, out, shake it all about. You do the okie-cokie and you turn around. That's what it's all about. Oh, do the okie-cokie. Oh, do the okie-cokie. Oh, do the okie-cokie. Knees bend, arms stretch, rah, rah, rah. Tango, pulcherrima mano, Fasio, blanchissime dita. Resto cum corpo lontano, oh, dolce riverita. Tango d'amore latino, brillante tango argentino. Sangue qui pulsat in me, tango che muore in caschet. Tango un suave bacino, Fasio la mille di brace. Vengo con corpo vicino, oh, amare te me place. Oh, oh, la 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 la. Tango la tua mirabilia, stringo le coppie.
piede il seno, te miro dentro le ciglia, d'estasi su un pleno, tango tua pelle rubente, fiuto capilli di fuoco, mordo con punta di dente, te sento in nel vivo di questa diretta del giovedì mattina, e abbiamo veramente iniziato alla grande con questo fantastico portale, un bel 5,90, un solo abbinamento, ruota unica, e allora avete la possibilità ancora di fare vostro questo abbinamento del 5,90 all'89,22,88. Sheila. Oh, grazie Lio, parliamo di personaggi, e che personaggi, lui è straordinario, un figo pazzesco anche se ha 78 anni, ha un po' di figli, ha avuto un po' di mogli, ma ancora una grinta pazzesca sul palco. Parliamo di Mick Jagger, è diventato siculo perché l'anno scorso venne in Italia, andò in Toscana, si fece una bellissima vacanza, si innamorò di questa meravigliosa regione, tant'è che ha scelto appunto di diventare il siculo fra Noto e Agrigento. A Noto si dividerebbe tra la dimora del principe Lucio Bonaccorsi e della moglie, la stilista Luisa Beccaria, nella residenza di loro proprietà, e la villa immersa nel verde dell'archistar Jax Garcia, grande nome dell'interior design internazionale. Che posti! La rockstar è assieme all'ultima moglie, Melanie Hamrick, e al più piccolo dei suoi figli, che insomma non ve lo mettiamo, ma pare l'autore mi ha confermato che è bellissimo. Si innamoratasi delle bellezze dell'isola, pare abbia messo radici nella Trinacria. Ecco la moglie, giovanissima, hanno 50 anni di differenza, perché lei ha 20 e qualcosa e lui insomma è arrivato a 29, lui 78, ma chi gliene dà 78 anni? 50 anni di differenza. Mamma mia, sì, ma 78 solo su un pezzo di carta, dentro nell'animo quanti gliene dai? 50 almeno? Una cinquantina, però comunque grande. È sempre tanta la differenza d'età, perché comunque se guardiamo in effetti è sempre tanta, 50 anni sono sempre 50 anni, quindi è chiaro che è un po' tanta, però se stanno bene loro... che ben venga anche questa coppia, che dire, si è innamorato di una terra bellissima, la nostra Sicilia, che tantissimi ci invidiano. Toscana, però ce l'abbiamo solo noi. È vero, io so che quando ci si potrà spostare, già lo si può, ma non in tutte le nazioni, so che molti magari vorranno andare in Grecia, in Spagna, in Egitto, però restiamo in Italia, tiriamolo su questo turismo che veramente è messo molto molto male, quindi io spingerò su questa cosa, quest'estate restiamo in Italia perché abbiamo veramente dei posti meravigliosi che all'estero ce lo invidiano, quindi sì, io mi auguro che gli italiani quest'anno restino a casa, qua, nello stivale. In vacanza però in Italia, assolutamente si può fare. E allora noi andiamo avanti con la nostra diretta, anche perché è ancora un po' prematuro parlare di ferie e di vacanze, e magari andiamo a vedere le foto degli scontrini che avete mandato qua in redazione. Per questo vi ringraziamo, partendo dal 27,90, fantastico, arrivato addirittura su due ruote, alla ruota del Lotto di Roma e alla ruota nazionale. Beh, attenzione, perché questo 27,90 in ambo secco dal secondo colpo in poi era anche l'abbinamento del 9,90 col 27,72, e qua se l'abbiamo giocato a tutte le ruote l'abbiamo preso per ben tre volte, sempre alla ruota nazionale il 38 con il 90, altro ambo secco di due numeri, quindi vedete che io e Marco massimo vi diamo 3-4 numeri, mai una cinquina,
anche la quartina è veramente difficile che vi diamo i quattro numeri, perché è chiaro che nel nostro metodo è sempre meglio valutare l'ambo o il terno. Beh, l'ambo secco so che vi piace veramente tanto, poi ancora il 2.35 è arrivato a tutte le ruote, bene, questo è un ambo privato, quindi un secondo colpo a tutte le ruote, ma in questo caso avevamo solo questo 2.35. Attenzione, perché ora io vi porto un ambo a specchio, e per tutti gli amici e le amiche che ci hanno domandato, quindi ieri sera, ieri pomeriggio, cos'è l'ambo a specchio, vi faccio l'esempio vedendo il 24.42. Ecco, questo è un ambo a specchio che abbiamo vinto settimana scorsa alla ruota del Lotto di Bari, ambo a specchio o ambo vertibile. C'è anche il 45.54, attenzione, perché anche questo è sempre un ambo a specchio o un ambo vertibile. Signori, il nuovo ambo a specchio sarà alla ruota di Roma e alla ruota nazionale, perché la 27.90, questo ambo uguale di figura 9 con il 90, conferma l'ambo a specchio, quindi un ambo secco di due numeri, solo due numeri, quindi valutate attentamente questa informazione dell'ambo a specchio. E attenzione, perché abbiamo il 9 assente ingiustificato. Beh, questo 9 deve toccare diverse ruote, tra cui la ruota di Roma, la ruota nazionale. Queste due ruote sono veramente le migliori per quanto riguarda il 9, ambo eterno secco con il 9 in più ambo a specchio. E allora io ho la possibilità di andare in redazione, perciò vi porto immediatamente su queste due ruote Roma nazionale, vi attendo di là. Eccomi in redazione ed ecco che l'89-22-77 sta per partire. Dopo il tasto 3 da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari, voi avrete unicamente la possibilità di avere l'ambo a specchio alla ruota di Roma nazionale. È un ambo secco, ambo di due numeri, quindi questo è da valutare in ambo secco, perché ha un'altissima percentuale di sortita, perciò valutiamolo attentamente proprio come ambo pieno, ambo di due numeri, anche con un euro e mezzo, due euro. Vedete che la ruota nazionale è già contemplata con la ruota del Lotto di Roma. E attenzione, perché sempre dalla 27.90 abbiamo il numeretto 9, attenzione che ci farà una sorpresa esplosiva, un ambo e un terno secco. E allora 89-22-77, ripeto 89-22-77, dopo il tasto 3 ascolterete il numeretto 9, assente ingiustificato, ma questo deve recuperare tutte le estrazioni che non è arrivato, e l'ambo a specchio di Roma nazionale. Muovi sempre l'anca e non sei mai stanca, ti va giù la pancia, butti la bilancia. Da luglio ad agosto mai lo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV per guardare Casa Lotto d'estate, il programma che tanto ti piace. We'll be right back.
sempre l'anca e non sei mai stanca, ti va giù la pancia, butti la bilancia, da luglio ad agosto ma è lo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV, per guardare il casalotto d'estate, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Informazione importantissima questa dell'ambo a specchio, Roma nazionale, un ambo secco e un ambo vertibile, quindi valutatelo attentamente. E poi sempre a queste due ruote abbiamo numeretto 9, un ambo e un terno secco. Potete ancora ascoltarlo all'89 22 77, perché è importante per stasera questa informazione. Scela. Grazie Leo, e ora a grandi film d'amore, un cult intramontabile tra i film più sentimentali degli anni 90. Quei film che è sempre bello rivederli, sono un po' giovani qua perché sono passati un po' di anni. Parlo di Notting Hill, pellicola del 1999 per la regia di Roger Michell, protagonisti bello Hugh Grant, lei meravigliosa Julia Roberts, con un irresistibile spiccato British humor. Il film, se non l'aveste ancora visto, ma credo di no, dai, racconta l'incontro inaspettato tra William, ordinario proprietario di una libreria nel quartiere di Notting Hill, e Anna Scott, affascinante stella del cinema. Tra i due scatta subito la scintilla, ma una relazione tra di loro sembra impossibile a causa delle differenze di status e degli impegni dell'attrice. Ho un lapsus, sai che non mi ricordo come finisce, se bene o male, nel senso loro due, si finisce che si fidanzano o finisce che proprio non sa da fa? Mamma mia, nemmeno i ragazzi della regia, aiuto! Perché è vero, scatta subito questa scintilla, amore pazzesco, ma poi lei è grande star, lui che lavora in questa libreria, io non ricordo se finisce bene, restano amici, no, vero? Mi delucida questo dubbio? No, rimane incinta. Devo rivederlo. Ah sì, infatti, sono passati tanti anni. Ma certo. Sono passati tanti anni, io l'ho visto una volta, però una volta l'ho visto anch'io e mi sfuggeva appunto il finale, però forse... No, ha ragione, è vero. No, si finisce bene. Certo, sì. Bene, a lieto fine Notting Hill. Sennò che storia d'amore dove poteva essere. Molto bene. Allora, poi vi dico già che andremo... vi porteremo anche questa mattina in un altro albergo da sogno. Ieri era quello nelle rocce, fa un po' più freddo perché adesso andiamo nel ghiaccio. Però si può stare, esistono gli alberghi fatti di ghiaccio. Certo che sì, quindi rimanete sempre con noi sino alle ore 10.30, perché è importante la nuova informazione e sarà appunto una bella notizia quella che daremo dopo. Ma ora ci dobbiamo dedicare a questa doppia condizione legata al 90, il Cagliari-Firenze e il Firenze-Torino, perché la 12.78 e la 44.46 conferma il 90. E allora io e Marco abbiamo unicamente valutato due ambisecchi e un solo terno secco, sempre con il 90, perciò andiamo di là, perché sarà importante, soprattutto determinante, avere questa informazione semplice, ristretta, ma soprattutto alla portata di tutti voi con il vostro preferito 90. E allora vi attendo di là in redazione. È
Ecco la ripresa del 90, il ritorno del 90 a Cagliari, Firenze dalla 12.78 e a Firenze e Torino dalla 44.46. Allora, signori, attenzione perché il Cagliari Firenze avrà solo due ambisecchi, perciò vedete che questi due ambisecchi li potete anche unire in ambo terno secco, e sempre Firenze con Torino, sempre dalla 44.46 abbiamo un terno secco, terno di tre numeri. Signori, diventa veramente importante questa piccola ma grande informazione per il 90 di stasera, nella ripresa del 90, nei due ambi e nel terno secco. Fate vostra l'informazione, 895095 tasto 3. Ecco, questo è il 90 di stasera. Valutate attentamente il portale, ma soprattutto occhio di riguardo alla ruota del lotto di Firenze. Sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento mi si placa ogni tormento. Perché qua mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione ho trovato una ragione. Siamo quasi al termine della puntata, andiamo negli alberghi da sogno, Lue Lais Hotel. Già dal nome si intuisce la specialità da brivido dell'hotel. Ci spostiamo nella meravigliosa Svezia, a 200 km dal circolo polare artico. È una specie, arriveranno anche le immagini, di palazzo, ovviamente fatto tutto di ghiaccio, che esiste da oltre 30 anni. Più che un albergo, però, è un'opera d'arte, perché adesso la vedrete, si evolve e cambia ogni anno. Dal momento ciclicamente viene progettata una stanza o un ambiente nuovo, sempre rigorosamente scolpito nel ghiaccio. Fantastico. Sì. No, non sei convinta? Mi sorgono delle domande magari anche stupide e banali, ma vabbè, non farà freddo, credo, a star dentro lì, anche se è tutto di ghiaccio. Solo che il riscaldamento va, lo scioglie il ghiaccio. Beh, questa dinamica non ho mai capito come funziona. Non lo so, perché sinceramente non ho mai provato a fare come di tra, trattiene il caldo, certo, sì. Perché sennò
come ma farebbero. Non andrà bene per me, che comunque sono sempre freddoloso in inverno, quindi beh, chissà mai, magari un giorno proverò anche questa avventura, però le immagini sono veramente molto molto belle, molto suggestive e qualcosa di unico al mondo, veramente. Sì, come se fosse un igloo, perché se no gli eschimesi come farebbero a stare dentro, certo, a viverci addirittura, perché sono le loro case. Però secondo me un po' di freddo c'è sempre dentro, eh? Ti puoi coprire quanto vuoi. Sì, però magari non abbiamo tutti i comfort del mondo in un albergo normale. Vabbè, va bene, 10 minuti e poi vi salutiamo, perché la mattina giunge al termine. Certo che sì, allora accontentiamo anche gli amici e le amiche che prima non ce l'hanno fatta nell'ascoltare l'unico abbinamento, un abbinamento del 590, e allora questo diventa estremamente importante. Sapete perché? Perché c'è questa ruota, una ruota estremamente importante, dove abbiamo questi due numeri, sia il 90 ma anche il 5, che sono attesissimi, e da statistica attenzione, perché proprio il 590 può arrivare in ambo. C'è un abbinamento per trasformare il 590 in terno secco, e allora io ho la soluzione, perché in questo portale, al costo di un caffè, voi avrete la ruota ma soprattutto l'abbinamento del 590. Andiamo di là in redazione, perché è importante il portale, è importante il piccolo contenuto che può darvi veramente una grande vincita. Vi attendo di là in redazione. Una ruota, ruota unica per il 590 con un solo abbinamento, quindi vedete che anche in questo caso abbiamo un solo abbinamento, una volta per il 5 e una volta per il 90, perché questo abbinamento è un po' l'abbinamento universale di questi due numeri. Sapete quanto è importante il 590? Perché è proprio l'ambo diametrale in decina del 5 o del 90. E allora, signori, fate vostra per stasera questa informazione nell'89 22 88, ripeto 89 22 88, dopo il tasto 3 voi avrete questa possibilità veramente importante, soprattutto imperdibile, ma soprattutto già sfruttando in questa mattinata l'89 22 88 avrete già modo di risparmiare sul costo totale della telefonata, perché sapete che questo portale costa poco più di un euro da rete fissa e dai cellulari. Via con le vostre chiamate, 89 22 88 tasto 3. Kiss me, my noix de coco.
Siamo veramente agli sgoccioli in questo giovedì mattina, ma possiamo concludere e terminare questa diretta con chiamata unica nell'89 34 94 94, ripeto 89 34 94 94. E allora in questo giovedì mattina, grande novità per il ritorno dei centenari Firenze Nazionale. Attenzione, perché abbiamo questi due centenari, il 73 della ruota di Firenze e il 66 della ruota nazionale. Questi due centenari hanno un unico abbinamento, quindi fantastico, perché sono straconsigliati con l'ambo universale. Beh, sapete che l'ambo universale va bene anche senza i centenari, e i centenari di Firenze Nazionale formano appunto questo ambo secco da valutare interno, quindi alla ruota nazionale con il 66 e alla ruota di Firenze con il 73. E poi attenzione, sempre a metà mese, sempre a Bari Venezia, il terno in questo caso di metà mese, di metà aprile. E allora anche questa chiamata unica in questo 89 34 94 94 vi dà veramente il meglio, semplicemente e unicamente in due informazioni. Allora, se volete anche solo i centenari, basta entrare, ascoltare i centenari, chiudere la chiamata, già avrete risparmiato. È chiaro che non avrete il Bari Venezia, ma visto che il contenuto è veramente breve e ristretto anche il tempo d'ascolto, potete tranquillamente ascoltare i centenari e il Bari Venezia con il super terno di metà mese, perché è sempre a Bari Venezia. Via con le vostre chiamate, ultima telefonata per quest'oggi, chiamata unica, e se ancora non avete i numeri, questa è la chiamata che fa il caso vostro.
tempo dei saluti, vi dico in bocca al lupo per l'estrazione di questa sera. Passo il testimone a Clara, ci sarà lei nel pomeriggio in diretta e anche questa sera. Io vi aspetto invece poi lunedì, quindi mi raccomando. Lio. Grazie Sheila, grazie a Marco, grazie a tutti voi che avete seguito questa prima diretta del giovedì, ore 14.35, nuova diretta per il pomeriggio di Casalotto, perciò mi raccomando, nuovo appuntamento, noi ci saremo e attendiamo anche tutti voi. Buona continuazione, certo. Ciao.